Come nasce questa serata? Nasce dalla ricorrenza del giorno della memoria delle vittime della transfobia, che in tutto il mondo si ricorda a partire dal 1998, dove è stata fondata da una transessuale, una designer transessuale, che voleva ricordare una sua amica transessuale morta proprio a causa dell'odio nei confronti della comunità transessuale. Poi da lì si è estesa in varie parti del mondo e in Italia ancora molto poco conosciuta, però noi abbiamo pensato che fosse il caso di parlarne anche in questa città. Di solito si organizzano delle fiaccolate piuttosto che delle proiezioni, noi ne abbiamo fatte anche negli anni passati. Questa volta abbiamo pensato che poteva essere interessante dare la parola alle dirette interessate, anche perché spesso le persone le vedono, ne parlano, però non conoscono le loro storie, che spesso sono drammatiche e comunque riflettono il fatto che sono degli esseri umani come tutti gli altri. E le giudicano anche in qualche maniera, non sapendo appunto quello che c'è dietro. No, esatto, e secondo noi era importante creare un ponte fra le persone che insomma vivono questa realtà e le persone che non la vivono. Come vivono i transessuali a Piacenza? C'è odio nei loro confronti? Allora, premesso che la nostra è un'associazione che si occupa principalmente di tematiche omosessuali, e che comunque il mondo transessuale noi lo trattiamo in maniera molto marginale, ma non perché non vogliamo, quanto per il fatto che le persone transessuali di fatto non sono omosessuali. Quindi, i nostri rapporti con la comunità trans è molto limitata. I nostri rapporti sono molto limitati con la comunità trans e più che altro conosciamo singole storie o magari storie che ci vengono riferite. Certo, abbiamo casi di persone che vivono la loro dimensione di transessuali in strada. Ce ne sono altre che la vivono in maniera più integrata, spesso gli italiani se la vivono meglio rispetto alle persone straniere. E per il resto, come vi dicevo prima, noi non abbiamo esperienza diretta purtroppo di casi di transessuali nella nostra associazione. In compenso però sappiamo che da recenti indagini hanno fatto delle statistiche per cui negli ultimi 5 anni in Italia sono state uccise 20 persone transessuali. Non sono tante, non sono poche, però comunque vale la pena riflettere su questa statistica. Invece a Piacenza la comunità omosessuale, in una città spesso considerata un po' così conservatrice, come vive? Come se la vive? Se la vive in una dimensione molto, molto privata soprattutto. Diciamo che da noi vige ancora la regola di vivere in maniera discreta questa condizione. Certo, qualcuno se la vive meglio di altri, però come in tutte le piccole città di provincia la tendenza è quella di, insomma, bypassare il discorso della visibilità.